Sono Davide Marongiu, frequento l'Istituto Massimo Albiolini di Treviso. La video ricetta sui tortelli ripieni di patate con acciughe che vi presenterò rientra nel progetto FSAE della Regione Veneto del 2011, intitolato Lo chef del territorio tra tradizione e innovazione. Ingredienti per 10 persone: 500 g di patate, 300 g di peperoni rossi, 200 g di farina zero, una cipolla di Tropea, 150 g di pancetta fresca, 100 g di acciughe sott'olio, 8 uova, olio extravergine d'oliva, sale, quanto basta, basilico e timo. Avvolgere le patate con della carta stagnola e farle cuocere in forno a 180 gradi per 45 minuti. Terminata la cottura, toglierle dalla carta stagnola e pelarle con l'aiuto di un pezzo di carta e di uno spelucchino. Infine, schiacciarle con lo schiacciapatate. Tritare la cipolla e la pancetta e farle soffriggere insieme in una casseruola per circa 5 minuti a fuoco moderato. Aggiungere le patate schiacciate e cuocere per altri 5 minuti, in modo da far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Creare una fontana con la farina. Al centro di essa mettere i tuorli e cominciare a lavorare il tutto, fino ad ottenere un impasto bello morbido ed elastico. Se l'impasto risulta troppo sostenuto, mettere un po' di albume per ammorbidirlo. Far cuocere i peperoni su una piastra calda in modo che diventino neri da tutti i lati. A cottura terminata, metterli in una boule e sigillarla con della pellicola e farli raffreddare. Pelarli e privarli dei semi ed infine frullarli emulsionando il tutto con dell'olio fino ad ottenere una crema bella densa e senza grumi. Creare delle sfoglie di pasta molto sottile. Fare dei cerchi di medie dimensioni con l'ausilio di un copapasta. Al centro di essi mettere un po' di farcia, chiudere i cerchi a mezzaluna, unire le due estremità di essa e raddrizzare i bordi che si verranno a formare. Cuocere i tortelli in acqua poco salata e terminare la loro cottura in un sauté con un po' d'olio e le acciughe. In un piatto rettangolare fare una riga con la crema di peperoni, sovrapporre ad essa 4 tortelli e guarnire con un po' di timo e basilico.